Stava a casa mia. E su quella. Questo momento epico io vado a chiedere a Pilar che cosa c'è adesso. Adesso è il momento di Cinemax. Troppo giusti! Buonasera. Hai visto quanti amici sono tornati? Grandi. Non per togliere niente a te, ma oggi sono entrato un po' meglio. Non so perché come la presentazione devi dare. Sei un villano, no, vabbè, guarda. Figurati, dai. Vabbè, vabbè. Dunque, non ti questa perdonerò. Settimana dove? Sono stato in un ridente paese delle Marche. Ah, ma dai. Provincia di Macerata. Siamo tornati nelle Marche perché, insomma, abbiamo scoperto che ci sono molti collezionisti nelle Marche. Più che altro molti appassionati di cinema. E ti ho portato delle immagini molto belle, il Museo del Sidecar. Oh! Dove siamo? Siamo, a parte il luogo, siamo all'interno del Museo del Sidecar a Cingoli, al cui interno c'è una sezione che si chiama Moto e Cinema, che espone le moto, le repliche di moto protagoniste di importanti film. Quindi spiegaci le repliche, nel senso, tu cosa fai? Dunque, io prima di tutto scelgo il film che intendo esporre. Una volta scelto il film, come in questo caso, si fa l'analisi della moto utilizzata e poi la personalizzazione, cioè quella moto diventa unica perché l'abbiamo vista così nel film, quindi anche se non era originale, ma per noi l'originale è ciò che appare nella pellicola. Nella pellicola. Qual è stata la difficoltà di fare questo modello? Sicuramente la carena. La carena. Però insomma, abbiamo messo la ruota di diametro giusto in un muro. Abbiamo proiettato la foto nel muro finché le due ruote, quella dell'immagine e quella diciamo vera, combaciavano perfettamente. A quel punto abbiamo fatto la silhouette della carena. Invece in Easy Rider. In Easy Rider c'è la svolta, c'è l'estremizzazione della personalizzazione della moto, quindi la moto ha perso quasi tutto di quello che era originale a favore appunto di un concetto nuovo, fare la moto a propria immagine e somiglianza. Hai la moto che è lo specchio di te stesso. Io prendo una Duo Glide del 1954, così come fece Peter Fonda e Dennis Hopper all'epoca del film, nel 68. Da quel momento comincio la personalizzazione di quella moto, cioè rifaccio tutto ciò che fecero all'epoca. Siamo nello stand della Grande Fuga. Lui correva, era corridore, e quindi lui utilizzava una Triumph TR6. Lui ha detto, voglio la mia perché sono pratico, perché c'ha comunque una forcella telescopica, certo, eccetera, eccetera. È una moto che consente una velocità, una ripresa per fare il salto. Per il resto, questa moto non ci ha creato tanti problemi. Sempre a favore di questa emotività che io tento di ricreare, quindi anche presentandola nel modo migliore possibile, anche con una piccola ambientazione. E poi abbiamo invece due, diciamo, fuori concorso, lo possiamo chiamare, che sono appunto della saga di Batman. Nella trilogia di Nolan, sì, appunto, abbiamo il Batpod. Che tu mi dicevi che hai collaborato anche con. Io ho collaborato perché avevo maturato un'esperienza sulla tipologia dei veicoli di Batman, grazie appunto a Batman del 66, del quale avevo conosciuto l'allestitore di questa moto, eccetera. E quindi esce un qualcosa che non si può neanche definire moto. Diciamo è un Batpod. Un Batpod, il piede di Batman. Grande Costantino Frontalini, insomma, di Cingoli. Ma io ho una domanda, ma sì, tutte funzionano veramente? Tutte funzionano veramente, sì sì, ma mi ci sono andato a fare pure in giro col Batpod per Cingoli, infatti ho fatto immagino, un po' oggi. Ti immagino, beh, guarda. Non so se il Batpod incentravo perché stavo un po' stretto, però sono tutte funzionanti, sì. Vedi, sì. Ogni sì, settimana mi regali queste perle, ti ringrazio tanto. Queste perle, io ringrazio a voi, volevo salutare Beppe Nigro, un fratello, e tutti i suoi amici, grande. Grande Beppe, adesso è il momento di belli freschi.